Signore e signori, buon pomeriggio. A nome del Consiglio Direttivo dell'Associazione Lipizer, auguro buon lavoro alla giuria, presieduta dal maestro Virginio Pio Zoccatelli, Italia, e dai membri Alejandro Drago, Argentina, Lisa Mai Green, Australia, Ibin Lee, Cina, Igor Petruszewski, Serbia, Piero Zanon, Italia, Teres Ziberte Iliaba, Lettonia. Un augurio di buon lavoro al pianista ufficiale del concorso Evgeny Sinaisky e al soprano Carmen D'Onofrio. Questi sono gli 8 concorrenti ammessi alla seconda prova, la semifinale, in seguito al punteggio espresso dalla giuria e nella derivante graduatoria. Farulli Stefano, Italia. Gajanov Denis, Russia. Yablokov Anton, Slovacchia. Kimura Wakana, Giappone. Lee Jung-Yun, Corea del Sud. Lutz Bodan, Ucraina. Milenkovic Teofil, Italia. E Tang Yun, Cina. Ricordo che anche quest'anno è stato indetto il premio del pubblico, offerto da Sandra Zottar, Federico Maurizio e Maria Clara Magris, per onorare la memoria dei musicisti goriziani Ucci Leghissa, Umberto Corubolo, Ernesto Leonardi e Savino Lovisutti. Vi invitiamo a ritirare la scheda alla cassa, a votare per il concorrente preferito e quindi inserire la scheda nell'apposito raccoglitore. Fra i brani proposti nelle semifinali sarà eseguito in prima assoluta Inferno, fantasia per violino e voce, su temi tratti dall'Inferno di Dante, nel 700° anniversario della morte. Brano d'obbligo, scritto e dedicato a questa edizione del concorso dalla compositrice maestra Elena Previdi, presidente della giuria del 39° concorso Lipizer, presente in sala e che salutiamo con un applauso. Passo ora ad annunciare il primo concorrente di questo pomeriggio, Farulli Stefano, Italia, di 26 anni, che eseguirà nell'ordine di Janacek la sonata numero 3, di Niccolò Paganini il capriccio numero 10 dall'opera 1, di Elena Previdi Inferno, fantasia per violino e voce su temi tratti dal quinto canto dell'Inferno di Dante, e di Chausson il poema opera 25. Sarà accompagnato dal soprano Carmen D'Onofrio e dalla pianista Evgeny Sinaisky. Buon ascolto.